sono Marco e devo dirti una cosa molto importante. Io e Sara veniamo a vivere in Italia. La vedrai con i tuoi occhi, è meravigliosa. E vuole conoscerti, visto che non sei mai venuto a trovarci in Etiopia. Ho affittato una casa vicino a te. Sto cominciando un nuovo business. Avresti mai detto che sarei tornato? Sono cambiato, papà. E spero che anche tu lo sia. Disturbo? Signor Mimmo. Non è mai stato un signore. Sembra un impiegato delle poste con una certa classe, però. Marco, vai a prendere qualcosa da bere. Certo. Lo sa che ci sposiamo. Domani andiamo a parlare con il prete. Ma non ti mancherà la tua terra? No. Un po'. Un po', eh. Ma qui è un uomo che amo. E poi... E poi? Aspetto un bambino. Davvero? Un nipotino? Sì. Sono alla fine del primo mese, non sappiamo ancora il sesso. Ma se è femmina la chiameremo Esther. E ovviamente Mimmo se è un maschio. Un nipote. Spero di essere ancora vivo quando nascerà. Ma papà, se stai benissimo. Scusate, ma ora devo uscire un attimo. Ma come, proprio adesso? Stavamo così bene. Ho conosciuto una persona che potrebbe tornarmi utile. Ti giuro che faccio presto. Ciao, papà. Ciao, ciao. Sempre di corsa. Marco, hai fatto così. No, tra poco me ne vado anch'io. È ora della Benichella. E devo essere un nonno riposato per occuparmi di lui o di lei, no? Sesto mese, al settimo, ottavo, nono. Non ti piace quel pancione? Non lo so, forse è arrivato troppo presto. Guarda che anch'io ho paura. Questa mattina sono stata con Mimmo a vedere delle case. Ne abbiamo vista una bellissima, proprio qui vicino. Potremmo comprarla. Perché non andiamo insieme a vederla uno di questi giorni? Perché non mi dici niente? Vai in giro con mio padre a cercare case e non mi dici amore. Un cazzo. Ti stai comportando in modo molto strano ultimamente. Da quando sei incinta ti prendi troppe libertà. E poi per come si sono messe le cose non so neanche se voglio davvero diventare padre. Che cosa stai dicendo? In fondo potrebbe essere figlio di chiunque. Ripeti quello che hai detto. Potrebbe anche non essere figlio mio. Ti sono sempre girati intorno molti uomini, allora magari uno di loro. Non sono io quella piena di amanti in questa casa! Ma allora te la sei voluta tu! Bastardo! Come vedi, non abito in un grande albergo. Se la notte vuoi muoverti o leggere qualcosa prima di andare a letto, posso darti delle candele. La notte non sopporto le luci, è una fissazione, sarà la vecchiaia. Ma dove... Eccoli. Lei è il mio angelo custode. Ma è il minimo che possa fare. Stanotte ho pensato. Purtroppo non ho studiato, ma so fare molte cose. Per esempio, so parlare così bene l'italiano, no? Ecco, io per Esther, perché so che sarà una bambina, sono capace di tutto, proprio di tutto. Ti preparo qualcosa di caldo. Tu sei solo un vigliacco. No, papà, non sono fatto per avere una famiglia, tutto qui. Sono una persona che ama la libertà. Me ne devo andare. Non so ancora dove, ma da qualche parte andrò. Ho sbagliato con Sara. Però anche lei poteva pensarci bene prima di venire in Italia. Ma tu allora perché sei tornato qui? Perché pensavo fosse la cosa giusta da fare. Sono incinta. Sono una donna extracomunitaria incinta. Devo partire, non posso più rimanere qui in Italia. Ma almeno ti ha lasciato dei soldi? No. Niente. E non c'è più niente da fare. Mi ha detto delle cose cattivissime. Io speravo che tornasse. Che mi chiedesse scusa. Mimmo, si sente male? Un attacco. Le pillole. Dove? Sul lavandino. Presto. Va meglio. Ho i giorni contati, ma voglio che siano ben spesi.
Ho un ultimo desiderio. Io non sapevo niente, Marco non mi ha detto dei suoi problemi. Di cuore. Sono malato, molto malato. Ma nessuno deve saperlo. Sara, ascolta bene quello che sto per dirti. Io non sono come te, sono un uomo d'affari, capisci? Uno come me deve essere libero. Sono diverso da tutti qui. Tu sei di un'altra generazione, di molte generazioni fa. Molto più vecchio di me, visto che sono nato per un banale errore, non è così? No, questo nessuno l'ha mai pensato. Soltanto ti aspettavamo molti anni prima. Tu non mi hai mai considerato. Ti stai sbagliando, Marco. E non ti sono mai piaciuto. Non è vero! Lo so io il perché. Ma perché? Perché eri vecchio, debole, rincoglionito e non potevi esercitare il tuo potere su di me come hai fatto con la mamma. Tutti pensano che tu sei un uomo buono, invece sei solo un bastardo che ha sempre solo pensato a se stesso. Adesso ti stupisci di me. Tale padre, tale figlio. Se la gioventù sapesse, se la vecchiaia potesse. Io so che tu picchiavi la mamma ogni volta che non era d'accordo con te. Non puoi fare niente per negarlo. Per 30 anni hai avuto un'altra donna e tutti i 25 dicembre a pranzo eri con lei. E io e la mamma facevamo finta di niente. Adesso smettila! Vai subito a Sara a chiedere scusa. È una bella donna, troverà anche chi si occupa della bambina. Ma non è una bambina qualunque. È tua figlia. È sangue del tuo sangue. Tu non sei più mio figlio. Tanto non lo sono mai stato. Aorta majukto Aorta wasunna khodonta Ti ho visto mentre baciavi quella ragazza bionda. Vi dichiaro marito e moglie. Sei bellissimo. Ora posso morire. Il mio ultimo desiderio è stato esaudito. Forse con questo gesto riesco a farmi perdonare molte colpe. Ma lei è una persona meravigliosa. Non come pensi tu. Sei contenta, signora De Mondi? I soldi della mia pensione e la casa li arrangerete. Tu sei una donna forte, presto ti rifarai una vita. La chiamerò come sua moglie. Cecilia. Corio cofi regirta ua ya ua tariha umahata ido iswodato nimbo men kuturte aorta wasunno kodonta ida melde ma aden aorta abakusi donta ida merkasto wakufikiresa oyo da watana habhapsi Oyo da watana hap hapsi, oyo da watana hap hapsi, oyo da watana hap hapsi.